in difesa, si vuole, si pecca per eccesso. Next Generation Tournament, derby italiano tra Virtus Bologna e Armani Milano. Vercellino ora che esce dall'area, da palla a Petrovic, terzo tempo, si appoggia al tabellone. Palla che però prende il ferro, arriva tra le mani di Conti che può girarla a Petrovic, vede Vercellino in sospensione, due punti. Villa riceve la sfera dall'arco, prova a superare il suo avversario, lo fa adesso. Ancora Milano, una palla dietro verso Serpilli che entra in aria, terzo tempo, 16 pari. Rossi lanciato in contropiede quando manca veramente poco, ancora Rossi vince la sfida con il cronometro, finisce così il primo quarto, 20-17. Adesso viene visto Pecchia che prova a saltare un avversario, lo salta poi in reverse. Rossi vorrebbe il movimento di un compagno, in difficoltà Rossi qui prova un dietro la schiena per Serpilli che riesce a salvare anche questa palla, poi si alza in sospensione, due punti. Vercellino adesso riceve, Vercellino entra dentro e riporta a contatto Bologna. Betti scippa il pallone agli avversari, ancora Betti, vicino a lui c'è Petrovic, visto adesso con un passaggio schiacciato e pareggia Bologna. Villa qui che vuole battere la pressione di Betti, lo supera così, segna, subisce il fallo, 43-40 per Milano. Pecchia ora riceve la sfera, ancora una sterzata al suo marchio di fabbrica, canestro. Graziani ora entra in aria. Cercherebbe anche l'aiuto di un compagno, c'è Vercellino che ha molto spazio, troppo, tre punti. Colombo con Di Meco che blocca il suo avversario, allora Colombo per il 56-59. Qui riceve la sfera Petrovic, ha molto spazio e mette la tripla. Riceve Colombo che dà adesso a Rossi che porta a meno 10 Milano. Non sa chi darla, ora però l'alza per Graziani che si appoggia al tabellone e ringrazia il compagno. Pecchia qui recupera il pallone, vola verso il ferro e ci dà un assaggio della gara delle schiacciate di domani. Vercellino adesso si è un po' chiuso, poi sfrutta il piede perno, 80 pari. Mette il primo dei due liberi, quindi Colombo, festeggiato da un compagno che è Rossi. E mette anche il secondo Stefano Colombo ed ecco che arriva quindi il suono della sirena che sancisce la vittoria di Milano per 85-81, giocheranno loro la finale per il quinto posto. È stata una bella partita, noi siamo un po' incerottati questo torneo, quindi abbiamo cercato di dare tutto quello che volevamo. Occhio che adesso arrivano a farmi lo scherzo qua dietro. E sono andati avanti però... L'importante è crederci sempre, l'abbiamo fatto e alla fine siamo riusciti a rimontare. Adesso ci giocheremo il quinto sesto posto contro il Sede Vita, un'altra squadra che fisicamente è molto meglio di noi, molto più forte. E noi ci proviamo, bisogna sempre crederci. Inizialmente abbiamo giocato veramente con molta energia, con l'energia che c'era rimasta, ma alla fine... Non abbiamo fatto quello sforzo in più per tenerla a nostro favore e chiuderla.